Questa è la storia dei cinque fratelli Rino. Clint era un onesto agricoltore, ma Frank, Sim, John e Bill furono i primi assaltatori di treni che la storia d'America ricordi. Questo clan criminale terrorizzò gli stati dell'America centrale, tracciando il cammino alle grosse bande di fuorilegge che dovevano seguire. I fratelli James, i Dalton e gli Youngers. Siamo nel Southern Indiana, anno 1866. Bene, ricevuto! Bene, ragazzi, stanno arrivando. Raccomando la massima prudenza. I Rino non sono banditi qualunque, hanno il fiuto degli animali da preda. Il minimo sbaglio e ci sfuggono di nuovo. Spareremo solo quando usciranno dalla banca, intesi? Non prima! E ora, voi andate ai posti assegnati. E voi altri spostatevi lungo la strada come convenuto. Andiamo, c'è da fare, tu, vieni con me! Andiamo! Andiamo, muovetevi, ragazzi! Corri, corri! Arrivano i Rino! Posizione, dai! Forza! Se Peterson potesse arrivare in tempo. Non credo che i Rino l'aspetteranno. Sono pronti alla banca. Ognuno è al proprio posto. Bene. Presto! Vieni qua! Levati di mezzo! Stanno arrivando i Rino! I Rino? Qua! Qua! Eccolo il paese, ragazzi. Mi raccomando, indifferenza. Ricordatevi che siete due agricoltori. Siamo pronti? Sì, certo. Bene, nascondetevi. E state fermi. Thank you.
aspettiamo che escano dalla banca. Così li prenderemo con le mani nel sacco. Troppa calma, mi pare. Già. Non mi convince. È strano, non si vede anima viva. E cosa pensi, Fred? Che qualcuno possa aver cantato, forse? Se non c'è gente, tanto meglio. Frank ha ragione, non convince neanche me. Stiamo invecchiando, John? Silenzio. Che si fa, allora? Avanti. Abbiamo messo troppo tempo per arrivare. Comunque non mi sembra il caso di tornare in vita. Tu che pensi, Frank? Sì, va. Potremmo arrestarli neanche se li prendessimo. Quella è la contea di Jackson. Laggiù sono loro i veri padroni. Almeno uno l'abbiamo eliminato. Già. Torniamocene indietro.
che cosa serve questo? Forse a far ritornare Billy in vita. Non c'è bisogno di urlare. No, no. Si capisce, quando uscite non so mai se tornate vivi. Oggi è toccata a Bill. E domani toccherà anche a voi. Beh, è andata così. Ma non può seguitare. Dovete andarvene. Dove nessuno abbia mai sentito parlare dei Rino. Già, e dove andiamo? Via di qui! Oh. È stata tutta colpa mia. Mia! Me lo sentivo! Non importa se la colpa è tua o mia. L'importante è scoprire chi è che ci ha traditi. Come l'hanno saputo. E con tanto anticipo. Forse ti hanno riconosciuto quando sei stato là a preparare il colpo. Può darsi. Ma come sapevano quando saremmo arrivati? È il nostro beneamato fratello? Sì. Siete contenti finalmente. Uno dei Rino è stato ucciso. Non vogliamo prediche. Sta calmo, Sim. Il più giovane della famiglia è moribondo e i suoi coraggiosi fratelli tagliano la corda. Neanche le bestie farebbero una cosa simile. Non era moribondo. Era morto. Perché secondo te questo giustifica tutto? Basta con questi discorsi, Clint. Ti abbiamo mandato a chiamare perché tu vada a North Vernon a prendere il corpo di Bill. A te lo daranno. Vuoi dire che non mi arresteranno, eh? Sono una persona onesta io, il che è un'eccezione per la nostra famiglia. Siamo caduti in un'imboscata. Qualcuno li ha sicuramente avvertiti. E la cosa vi sorprende? I Rino valgono un sacco di soldi. Da morti. Tu sapevi del nostro piano. Vuoi dire che io sono la spia? T'ammazzo! Non ne sei capace, sei più tagliato per cantare salmi. Voleva molto bene a Bill, lo sai. E io no. Ho fatto di tutto perché non si unisse a voi. E tu? Ti avverto, Sim. Sta bene attento a non accusarmi un'altra volta di essere una spia. I vostri piani teneteli per voi. Io non voglio conoscerli neanche per caso. Non li saprai. Siete dei banditi. E prima o poi la giustizia vi raggiungerà in un modo o nell'altro. Alle spalle, con l'inganno, mentre dormite, vi agguanterà. La morte di Bill è stata solo l'inizio. Non l'hai ancora capito, Laura? Finirete male tutti. Io non ho fatto niente. Ma li stai ospitando? E che cosa dovrei fare? Papà non ti ha lasciato la casa per farne l'uso che ne stai facendo. Non posso cacciare via così i miei fratelli. Ma quanto credi che durerà così? Non solo stanno rovinando se stessi, rovineranno anche te. Lasciala in pace! Peterson non la lascerà in pace! Come non lascerà in pace voi? Che ci provi, troverà pane per i suoi denti. Come è accaduto oggi? D'accordo. Andrò a prendere il corpo di Bill. Lo seppellirò vicino ai due vecchi. Forse le loro anime staranno meno in pena ora. Ecco i nostri amici. Però hanno una bella faccia tosta. Qui, Ceffi, non sarebbero stati eletti se le donne avessero votato. Puoi ben dirlo, ma un giorno voteremo anche noi. La colpa è stata nostra, noi li abbiamo accettati. Ma non potremmo sbarazzarcene.
Hai dimenticato Parker. Lui ci provò e ci ha lasciato le penne. Abbiamo sbagliato. Dovevamo affidarci a Peterson. Ci stavano aspettando, armati e nascosti. Qualcuno deve aver cantato. Forse Peterson ha una spia in città. Chi sapeva che andavate a North Vernon? Voi tre. Ehi, andiamoci piano. Non accusa noi, sa che non ci conviene scannare la gallina dalle uova d'oro. Clint era al corrente? Non è stato lui. Non è dei nostri, ma non ci avrebbe mai tradito, ne sono certo. Forse è stato Sim. Chiacchiera molto quando ha bevuto. Già, e spesso va a bere da Murphy. Vero, è sempre là. E Murphy è arrivato in questa città solo da un mese. Pensate che sia uno scagnozzo di Peterson? Dammi una birra, Murphy. Ciao, Sim. Abbiamo già riempito la bocca. Ah, c'è sempre posto per un altro. Colpito alle spalle. Lo hanno preso alle spalle. Già, ho saputo di Bill. Com'è andata esattamente? Io ho fatto uno sbaglio. Ho sparato troppo presto e ho messo in allarme tutti. Hanno visto Bill e lo hanno colpito. Tutta colpa mia. Che idiota. Tutta colpa mia. No, non credo che Bill la penserebbe così. Diceva sempre che tu eri il migliore. Sì, ero il migliore. Ma ho commesso uno sbaglio. Ora lui è morto. E io sono qui a bere. Tutti dobbiamo andarcene prima o poi. Qualcuno lo farà prima di me. Sabato noi faremo ritorno a North Vernon per saldare il conto. Bill sarà vendicato. E questa volta prenderemo i soldi. Prenderemo i soldi stavolta. È stato Murphy. Come lo sai? Ha chiuso il saloon alle 10, io l'ho seguito fino a casa. Attraverso la finestra l'ho visto scrivere un biglietto e poi è uscito, ha sellato un cavallo ed è partito. In che direzione? Sulla strada di Glendary, non l'ho seguito per non farmi vedere. Quanto tempo fa? 30, 40 minuti. Da dove lo spedirà il biglietto? Lo nasconderà e poi lo prenderà un altro uomo di Peterson. Allora è lui la spia. Tra poco lo sapremo. Quando pensi tornerà a casa? Aspetteremo, abbiamo tempo. Dì a Tom di prendere i cavalli. Tom, tienili pronti. Ciao, Fred. Dove sei stato? A fare un giretto. A quest'ora di notte? È forse proibito andare a spasso di notte? Sei una lurida spia. Spia? Ma che vai dicendo? Tu sei un agente di Peterson. Un agente di Peterson? Ma scherzi?
Avanti, sputa, Murphy. Non scherziamo, ragazzi. Mi conoscete da tanto tempo e sapete... Sì, e sappiamo che sei stato tu ad avvertire Peterson del colpo alla banca. E perché l'avrei fatto? Perché sei pagato per farlo. Tu gli hai scritto un biglietto avvertendolo che noi saremmo tornati a North Valley. Ma chi vi ha messo in testa quest'idea? Tu ce l'hai messa in testa. Sì, ma solo finto di essere ubriaco quando ha parlato con te. Sapevamo che ti saresti tradito. E poi ti hanno visto scrivere quel biglietto. Non è vero niente. Prendi una corda. Uccidetemi pure, ma qualcuno mi sostituirà. Sistemeremo anche lui. No! Legatelo lì. John, porta fuori il cavallo. Facciamolo rinvenire, così si accorgerà di crepare. Non c'è tempo. Ecco un altro biglietto per Peterson. Bruciato vivo. Tragica morte di un detective dell'agenzia Peterson. L'atroce vendetta dei Reno per l'uccisione del fratello. Papà, è arrivato Carson. Ah, bene, fallo entrare. Vieni, Mark. Grazie. Come va, signor Peterson? Lieto di vederti, Mark. Siedi. Grazie. Come vanno le cose a Denver? Non ci si può lamentare. Hai saputo di Murphy? Sì, l'ho letto. Questo perché ha sottovalutato l'avversario. Sono astuti quei Reno e crudeli. Controllano una contea dell'Indiana. Il giudice, il procuratore e lo sceriffo sono tutti dalla loro parte. Sono stati i Reno a farli eleggere. Queste cose non dovrebbero più accadere. Ma sono accadute e dobbiamo rimediare. È per questo che pagano i nostri servizi. Non è la prima volta che siamo chiamati a collaborare con le forze dell'ordine. In questo caso poi si tratta addirittura di sostituirle. Sì, signore. Che cosa devo fare? Tu sei sposato, non è vero? Sì, ma mia moglie sa del mio lavoro. Non vorrei che tu corressi troppi rischi. Non conoscevo esattamente le vostre intenzioni, ma l'avermi chiamato qui mi aveva fatto sperare in una promozione. Vedo con piacere che stiamo diventando ambiziosi, Mark. Chiunque lavori desidera progredire. A me questo lavoro piace, o lo avrei già piantato. In guerra certi rischi si chiamano calcolati. Sì, lo so. Ho sotto mano un tale cui vorrei affiancarti. Non mi pare sia il momento di erudire un pivello. Oh, non è un pivello, anzi, ha molta esperienza in questo campo. Non esattamente nel nostro, ma io ritengo sia un tipo che sappia cavarsela in qualsiasi situazione. Si chiama Jim Pinkerton. Pinkerton? L'hai sentito nominare? Se è lo stesso che dico io, è maledettamente in gamba. È lui. Era un agente segreto dei sudisti. Cosa che abbiamo saputo dopo la guerra. Il generale Grant aveva una grande opinione di lui. È stata l'unica volta in cui Grant e Lincoln furono d'accordo. Chissà come faceva a scoprire tanti segreti. Le mogli di alcuni generali lo trovavano molto affascinante. Irresistibile è la parola esatta. E se ben ricordo, tu una volta... Oh, non sono stato il solo ad invitarlo a pranzo. Anche il ministro Stanton ci cascò. E sembrerò immodesto, ma l'uomo che l'ha fatta a Stanton e a me può farla ai fratelli Reno. Fin qui non posso darvi torto. Sarà il tuo braccio destro. Dirigerà lui le operazioni. E come pensate di avvicinare quei banditi? Oh, non ci penso. Saranno i Reno a interessarsi a lui.
fare il rapporto allo sceriffo su questa rapina, tenete presente i miei connotati. 1,85 m, 35 anni, occhi nocciola, capelli castani. 1,85 m, 35 anni, occhi nocciola, capelli castani. Ci siamo, ancora mezzo minuto. Bene, fate rallentare. Io vado in coda. Quando me lo direte, butterò la cassetta. E dopo che sarò giù, sparate qualche colpo. Io vi ho preso la pistola, ma voi ne avevate un altro. Prima sparo qualche colpo, e quando il treno si ferma, do l'allarme. Bravo, aprite. Perfetto orario, eh? I pirati della ferrovia. $30,000 rubati. Seymour, Indiana. Ieri un bandito ha sopraffatto il conduttore del treno e l'agente di servizio e si è appropriato di $30,000. Buongiorno. Buongiorno. Ma quello non è il calessino di Walter? Sì, è di mio zio. Vorrei un po' di carne salata, 5 kg di zucchero, 2 di caffè, del lievito e della birra. Subito. Buongiorno. Buongiorno. Così voi sareste Jim Pinkerton, nipote di Walter? Sì, bravo. Proprio l'altro ieri mi disse che vi stava aspettando. Dice che siete pittore. Infatti. E cosa dipingete? Oh, paesaggi, figure... Come il Greco? Rembrandt? Van Dyck? Beh, non proprio. Il signor Carson. Molto lieto. Anch'io. Siete pittore anche voi? No, ma mi è sempre piaciuta la pittura. Ma con lui imparerò qualcosa. Ah. Buongiorno, Laura. Buongiorno, signor Fisher. È pronta la mia roba? Sì, potete ritirarla. Ah, signorina, il signor Pinkerton. Molto lieta, signor Pinkerton. Piacere mio, signorina. È il nipote di Walter, fa il pittore. Ah, sì? Qui è tutto pronto. Con permesso. Allora, $3.20. Signor Fisher, avete da cambiare? Signor Pinkerton, non avete switchi? No, mi dispiace. Tutti tagli grossi oggi. Ecco a voi. Grazie infinite. E tornate ancora. Non mancherò. Allora arrivederci. Ecco il vostro conto. Posso? Oh, non disturbatevi. È un piacere per me. Beh, grazie. Chi è quello con Laura?
Mai visto prima d'ora. Siete stato molto gentile. Spero di rivedervi, signorina. Posso venire a farvi visita qualche volta? Beh, io temo di no, signor Pinkerton. Questo chi sarebbe? Peter, lascialo in pace. È meglio che ti levi di torno. Come avete detto? L'hai sentito. Su, fila. Siete veramente scortesi, amici. Marco, levagli la pistola. Arrivederci, signorina. Facciamogli resistere. 30.000 dollari sono un bel po' di quattrini. Ma la volete piantare? Vi ho già detto che non siamo stati noi. Taglia di 1.000 dollari sul bandito mascherato del treno. Occhi nocciola, capelli castani, circa 35 anni, alto 1,85. La descrizione si adatta a te, John. Attento a quel che dici. Si adatta a molte altre persone. 30.000 dollari. Il giudice sarebbe felice di spartire una somma del genere. Bella scoperta. Perché io non lo sarei? Lasciamoli perdere. Non lascerete perdere un bel niente. Sentite, avete avuto la vostra parte di ogni colpo che abbiamo fatto e continuerete ad averla. Ma piantatela di credere che facciamo affari di nascosto. D'accordo. Ma come procuratore di questa contea, io vi avverto. Sei stato un po' duretto. E lo sarò di più se ci accuserà ancora. Se ne stanno là seduti a far niente mentre noi rischiamo la pelle. Ci proteggono, bisogna pagarle certe comodità. 30.000 dollari sono parecchi. Chi avrebbe mai pensato a fermare un treno? È una cosa da tenere in considerazione. Oh. Ma cosa gli avete fatto? I soliti avvoltoi accusano John di aver rapinato il treno. Già, ma il nostro Frank gli ha tappato la bocca. Vi sembra intelligente farli arrabbiare? Sarà meglio che non facciano arrabbiare me. Com'è andata? Bravo, Walter, hai fatto un buon lavoro. Grazie. Avete comprato altre pistole? No, abbiamo abbordato una ragazza. Due tipi si sono intromessi e... Sembra che si chiamino Jack e Peter. Sono due della Bandarino. Della famiglia? No, sono affiliati. Oh. E così la macchina si è messa in moto, eh? Direi. Ragazzi, ho fame. Dite quel che volete, ma io resto della mia opinione. Non è stato John Reno. Non fa mai niente da solo. Quello. Frank è il loro cervello. E neanche Frank è stato. Non è così intelligente. E voi siete troppo sospettosi. Ho il diritto di esserlo. La nostra parte diventa sempre più piccola e tra poco ci metteranno fuori del tutto. Non potranno. Il mese prossimo saremo rieletti per altri 2 anni. E loro sanno da che parte gli conviene stare. Pensate di continuare così per altri 2 anni? La nostra intesa con Irino è il segreto meno segreto che esista. Collusione, combutta, banditismo. Dure parole, vostro onore, ma dobbiamo affrontare la realtà. Se non fosse fallito quel colpo alla banca. È inutile piangerci sopra. Ci rifaremo con i fondi della contea di Davis. Quanto avranno ricavato dalle tasse? Potranno essere un 30.000 dollari. Allora questa volta manderemo Jason e Cortright con Irino. Ma non hanno alcuna esperienza in queste cose. L'esperienza non serve. Quando conteranno i soldi voglio che ci sia una persona fidata. Non è facile trovare una persona fidata. Per voi, giudice. È del direttore della banca. Hanno pescato uno di quei biglietti rubati sul treno. La serie corrisponde. E da chi l'ha avuto? Proviene dal negozio di Fisher.
Dobbiamo farci dire chi l'ha speso. Non lo sapremo mai restando qui. Sì, me lo ricordo. È il primo biglietto da 100 che vedo da anni. Me lo ha dato il nipote di Walter. Quello che si azzuffò con Jack e Peter. Proprio lui. Si chiama Pinkerton e fa il pittore. È nuovo di qui. Per forza, se no li avrebbe evitati quei due. Ne aveva un bel po' di biglietti da 100. È falso? Oh, no, no, no. Controllavo. Grazie. Avete sentito? Ne aveva un bel po' di biglietti da 100. C'è dell'altro. I connotati corrispondono a quelli del rapinatore. Io credo che ci dovrebbe dare qualche spiegazione. Sì. Va a prenderlo. Sì. Sono stufa e arcistufa di questo tuo modo di fare. E allora smetti di fare la stupida. Lo sai che non devi andare in giro con degli estranei. Non sono andata in giro con lui. Mi ha soltanto aiutato a mettere pacchi sul Calesse. Non è esattamente quello che mi hanno raccontato. Ascoltami bene una volta per tutte. Questa è casa mia. Se vuoi seguitare a starci, lasciami in pace. Bene. Torniamo all'affare della contea di Davis. Stavolta non andremo tutti insieme. Certo. Ci divideremo in tre gruppi. Chi è? Un tizio che non ho mai visto. Ho riportato queste ai vostri amici. Si saranno calmati ora e posso fidarmi a restituirle. E poi era una buona occasione per rivedervi. Fermo lì. Vieni dentro tu. Non accetto ordini da te. Che cosa volete? Io niente. Venivo a restituire delle pistole che appartengono a certi amici della signorina. Posatele lì. Ora potete andarvene. Chi è quello? Sono suo fratello. Beh, devo dire che non siete per niente ospitale. E neanche ci tengo a diventarlo. Adesso fuori dai piedi, andatevene. Veramente ero venuto per fare due chiacchiere con lei. Ve ne volete andare? Smettila, Frank, metti via la pistola. No, signorina, non voglio complicazioni. Ci vedremo in qualche altro posto. Quando verrete di nuovo in città. Non verrà. Domattina. Arrivederci. Credi di essere indipendente, ma non farti illusioni. Se qualcosa va storto, pagherai anche tu, come noi. Mettitelo bene dentro quella tua testolina. E tu mettiti bene dentro quel tuo testone, che sono una donna. E non voglio mai più essere trattata come una lattante. Sono arrivati. Alzate le mani.
Che cosa succede? Anche voi. Chi siete? La legge, e se c'è qualcun altro in casa, esca con le mani in alto. Ma che vi prende? Farò causa a tutti. Ne dubito. Potete almeno dirci di che siamo accusati? Siete sospettati. O peggio. Sospettati di cosa? Della rapina sul treno. Rapina sul treno? Siete più matti di quel che pensassi. Bene, ragazzi, portateli in città. Non potete farlo, vi dico. Arrestare degli onesti cittadini. E poi, chi credete di essere? Siamo la legge. Portateli via. Sei bei bigliettoni nuovi nuovi. Non potremmo dimenticarci del giudice e dividerli fra noi? Cosa? Oh, perché no? Andiamo a dare un'occhiata dentro. Avevamo appena lasciato Robinson, diretti a Raymour. Vedemmo della folla attorno alla cassetta e ci avvicinammo. C'era stata una rapina sul treno. Più in là trovammo quei soldi. Saranno stati perduti dai banditi. Sono tre ore che ve lo sto dicendo. E sono tre ore che noi non vi crediamo. E io che posso farci? Seduto! Posso avere dell'acqua? No! I soldi sono quelli. I connotati corrispondono. Il vostro arrivo coincide. Tutto coincide. Sembra una coincidenza. Dov'è il denaro? L'avete preso voi. Io sto parlando degli altri 29.000 dollari. È inutile, tanto non volete credermi. Allora? Non parlano. E lui? Niente. Bene, avanti in piedi. E in piedi! Dov'è il denaro? Il procuratore lo stava interrogando quando a un tratto Pinkerton disse: chiamate il giudice. Allora Laymore si arrabbiò e cominciò a urlare che era lui il procuratore. E se Pinkerton aveva qualcosa da dire, doveva dirlo a lui. E invece deve dirlo a me. Laymore comincia a diventare invadente. Ah. Vuol parlare con voi. Eccomi. Avanti, parlate. Da soli. State a sentire, sono io il procuratore distrettuale. Aspettate fuori. Ma ero già a buon punto. Stava decidendosi a parlare perché l'ho minacciato di far venire qui il capotreno. Ha paura che lo riconosca. Aspetta fuori. Allora, cosa volete dirmi? Posso avere un sorso d'acqua? Servitevi. Sapete cos'è l'imponderabile? Come? L'imponderabile. Quella piccola cosa che accade, che distrugge un piano perfetto e che non avreste mai pensato che potesse accadere. Il mio era un piano perfetto. Essendo in contatto con uno dell'ufficio postale, ho saputo in tempo che con un treno sarebbe stato spedito il malloppo. La cassetta viene gettata al momento giusto e fin qui tutto aveva funzionato a perfezione. E poi... poi accadde l'imponderabile. Nella fretta ho lasciato cadere qualche biglietto e hanno preso i numeri di serie. Ed eccomi qua. Dov'è il denaro? Nascosto. La mia parte, si intende. La vostra parte. Ma non avete lavorato da solo? Nessuno ce l'avrebbe fatta da solo. Eravamo in sei, sette con quello dell'ufficio postale. E dove sono ora? Non lo so. Qui siete in tre. Due, Carson e io. Walter non ha niente a che fare, non sapeva nulla lui. Dov'è la parte di Carson? Con la mia, alla fattoria di Walter. E dov'è questa fattoria? Non trovereste niente se non vi guidassi io. Giudice, in queste cose bisogna essere pratici. Mandando Carson e me in prigione, voi non otterreste un aumento di stipendio e neanche una medaglia. E quanto a me, con un complice che sa quando vengono effettuate le grosse spedizioni, perderei...
perderei un colpo da $1,000,000. Voi avete un complice nell'ufficio postale. Un pezzo grosso, un sovrintendente. In quale ufficio? Via, siamo pratici, giudice. Chi mi assicura che dite la verità? E allora, secondo voi, come avrei saputo che c'erano quei soldi sul treno? Me lo sono sognato? Ci sarebbe da prendere 1,000,000, ma se io vado in prigione, se lo arrafferà qualcun altro? Mi siete simpatico. Sapete dove volete arrivare voi? Io voglio solo un po' di libertà. Non sarà così semplice. In città sanno che al momento dell'arresto avevate parte di quel denaro in tasca. Basterebbe che diceste che vi ho dimostrato che quei biglietti li ho solo trovati. È già accaduto, no? E che garanzia ho che una volta libero non ve la squaglierete? La migliore. Io ho più bisogno di voi che voi di me. Questo paese è un ottimo rifugio tra un colpo e l'altro. E poi, visto che andremo alla fattoria, avrete sempre guadagnato qualche migliaio di dollari, no? Già. Già. Signori, credo che dobbiamo delle scuse al signor Pinkerton. È puro come un giglio. Beh, un momento. Forse non mi avete capito. Il signor Pinkerton non ha niente a che fare con la rapina nel treno. I soldi li ha trovati. Oh, è quello che pensavamo. Già, puro come un giglio. Sì. Dite a Coltrane di rilasciare gli altri due. Io vado alla fattoria di Walters con lui. Posso venire anch'io? E anch'io? È difficile impedirvelo. A proposito, signori, avete dato al giudice la sua parte di quei $600 che mi avete prelevato? Eccoli, vostro onore, $6,000. E questo è solo l'antipasto. Bene, e adesso quali sono le previsioni? Per ora dobbiamo attendere notizie dal mio informatore. Speriamo che non ci voglia molto. Noi lo speriamo più di voi, visto che siamo rimasti con le tasche vuote. Beh, buongiorno, signore. Io arresterei quei tre piuttosto che i fratelli Rino. Calma, una cosa alla volta. Allora, ci sono tutti a 6,000? Avrete i vostri, signor procuratore, state tranquillo. Ma no, chiedevo. Pensavo... E se mandassimo lui con Irino, invece di Cortright? È un'idea. Sarebbe proprio il tipo che ci vuole. Voi credete che Irino ci staranno? Dovranno starci. Farò un'ingiunzione. Vai! Oh. Nient'altro, signorina? Oh, sì, vorrei anche un po' di lardo. Ma se ieri... Lo so, ma ne vorrei ancora un bel pezzo. Va bene. 3 chili basteranno? Oh, penso di sì. Nient'altro? Basta così. Oh, qui c'è quell'altra cosa che mi avete ordinato. Oh, grazie. Arrivederci, signor Fisher. Arrivederci, Laura. Ciao, Laura. Ah, oh, Clint! Signor Pinkerton, vi presento mio fratello Clint. Piacere. Come va? Lieto di conoscervi. Oh, che sbadato. È un libro che mi ha prestato il signor Fisher. Vi interessate di pittura, signorina? Sì, specie di quella del XVI secolo. Oh. Allora non troverete il mio nome in questo libro. A che ora verrete a fare spese domani? Ancora un paio di spese come questa e potrò aprire un negozio io. È stato un vero piacere, Laura. Anche per me.
Grazie, signor Pinkerton. E buongiorno. Siete proprio stanco di campare. Al contrario, stavo pensando al futuro. Non mi piacete, Pinkerton. Non mi piacete per niente, ma avete del fegato. Il giudice dice che siete abili nell'assaltare i treni. Oh, troppo buono. E vi ritiene così in gamba da affiancarvi a noi. Ne sono lusingato. Il mio amico e io accettiamo l'invito volentieri. Niente amici. Il giudice non ha parlato di amici, solo di voi. Capisco. Quando si va? Ora. Ora? E dove? Quando siete con noi, non fate domande. Andiamo. Prendere fiato ai cavalli! Non abbiamo passato il confine? Esatto. E non potreste dirmi ora dove andiamo? Più tardi. Quando più tardi? Ehi, fate troppe domande. Come sarebbe a dire? Siete con noi come aiuto e non dovete sapere niente. Non ve l'ha detto il giudice? Sì. Bene, allora io ve lo ripeto. Niente domande. Ragazzi, a questo punto ci separiamo. Tom! Sì? Appuntamento alla chiesa. Sim e John si fermeranno vicino alla porta. Andiamo! Tutto in ordine? Dia Frank di non entrare dall'ingresso principale, ma da dietro. Aveva stabilito diversamente. Non sapeva però che lo sceriffo andasse a pranzare là di fronte. Ah! Non si vedono. Arriveranno. Peter dice di usare l'ingresso posteriore. Va bene, andiamo. Ecco.
Giovanni! Avanti tu, svelto! Non vi consiglio di mettervi a far chiasso. Alla cassa tu. Muoviti! Adesso apri. E sbrigati! Non c'è molto denaro qui. Lo so quanto ce n'è. Mettilo qui dentro. Alzate di più le mani voi. Tu, mettiti lì. Svelto! Che diavolo fai? Da qui. Filiamo, presto! Faccia al muro! Che abbiate più fegato che cervello. A casa! Quanto avremo preso? Parecchio. È stato un gran bel lavoretto e abbiamo messo un bel po' di strada tra loro e noi. Già, ma non dimentichiamo che c'è il telegrafo, quindi ci divideremo. Ciascuno se ne torni a casa per conto suo e facendo un bel giro. Forza! Su, forza! Forse non avete capito bene. Ho detto che qui ci separiamo. Ma io non conosco il paese. Andate con uno di loro. Preferisco con voi, visto che siete voi che tenete il malloppo. $21,220. Bene, diviso 10 fa $2,122 a testa. Credevo molto di più. Poteva esserlo. Come sarebbe? Chiedete a lui. Tutto stava filando liscio quando Jim si è messo a sparare. Se non l'avessi fatto, qualcuno ci avrebbe lasciato le penne. Avremmo dovuto farli stendere tutti a terra, farli mettere faccia a terra appena entrati. Non vi piace come faccio le cose io, eh? Certo che non mi piace. Solo $2,120 a testa per tutto questo rischio. Sarà meglio darsi all'agricoltura. Bene, vedremo se voi saprete fare di meglio. Non saranno briciole come queste, potete scommetterci. Datemi la mia parte che me ne vado a dormire. Per questa volta dividerò con Carson, ma la prossima verrà anche lui con noi. Buonanotte. Certo, ha detto delle verità. È soltanto uno sbruffone. Comunque sa usare la pistola, questo è certo. Complimenti, avete compiuto una bella opera d'arte. Sono spiacente di avervi delusa, signorina, ma come sapete, in materia d'arte bisognerebbe lasciar giudicare ai posteri. Voi non siete di certo migliore dei miei fratelli. O meglio, siete peggiore. Sappi che i Rino almeno non pretendono di essere diversi. Sono davvero addolorato, ma se in me cercavate l'artista piuttosto che l'uomo,
È molto meglio che sia andata così. Lo credo anch'io. Non mi sono mai aspettata molto dagli altri. Ma io credevo in voi. Volevo credere in voi. Avevo tanto bisogno di credere in qualcuno. Sai cosa faccio? Mando un messaggio a Peterson. Aspettiamo fino al mattino, tornerà. Forse sì, forse no. Può aver dimenticato il motivo per cui è qui. E non vorrei che ci fosse di mezzo qualche ragazza. Va a sellare un cavallo. Come vuoi. Viene qualcuno. Strano. Ha girato dietro la casa. Salute, gente. Ciao, Jim. Ciao. Walter, devi portare una lettera a Peterson. Sello subito un cavallo. Bene. Dove sei stato? Cos'è successo? Molte cose interessanti, Mark. Cose interessanti. Molto. C'è una lettera di Pinkerton. Finalmente. Sta facendo progressi. Vuole parlarmi e mi dà appuntamento a North Vernon al più presto possibile. Ah, sì? Informa il nostro agente che sarò lì venerdì notte. Sarà meglio sabato notte. Ci vorrà tempo per trovare Geronimo. È sempre in giro. E allora sabato. Geronimo. Ma che nome. Già. Ciao, Walter! Ecco il nostro amico. Come va, vecchio filibustiere? Hai qualche nuovo articolo? Sempre le stesse cianfrusaglie. Non riesci a vendere? Ah. Jim, Mark, venite qua. Mio nipote Jim Pinkerton. Tanto felice di conoscerlo. Mark Carson. Salve. Salute, Mark. Come va? Allora, che cosa hai da farci vedere? Oh, un sacco di bellissime cose. Pentole, bicchieri, quello che volete. Bene, puoi parlare ora, siamo soli qui. Nel mio lavoro bisogna andare con i piedi di piombo. Pinkerton, vedrete Peterson sabato sera. Dove? Dallo sceriffo, a North Vernon. Molto bene. Deve essere Pinkerton. Salve, Peterson. Come va? Lieto di vedervi. Lo sceriffo Mosley. Piacere. Piacere mio. Il mio aiutante. Salute. Cominciavo a preoccuparmi. Anch'io un pochino. E Mark? Oh, sta benone. Sedete, sedete. Signori, ecco di che si tratta. La nostra trappola è pronta a scattare immediatamente. Adesso non ci resta che preparare l'esca, ma prepararla molto bene. Un telegramma da Indianapolis. Jim Pinkerton, Semuri, Indiana. Prevediamo che raccolto di grano sarà di circa 100.000 quintali. E noi abbiamo bisogno di te. Zia Maria partirà venerdì 11 con il treno numero 58 per Louisville. Cerca di vederla quando passerà da Semuri. Che significa? È chiaro. È del mio amico che è impiegato all'ufficio postale. Oh. E significa che il treno 58 in partenza da Indianapolis per Louisville venerdì prossimo porterà $100.000. $100.000? Siete sicuro? $100.000. Ci ritiriamo in pensione e andiamo in California. Calma, signori, calma. Io non comprerei ancora il biglietto. Non dovete dimenticare che a venerdì mancano soltanto 3 giorni. E Carson e io non ce la facciamo da soli. Ci sarebbero i Rino. Non ci vado d'accordo e i loro metodi non mi piacciono affatto. Ma loro sono in gamba. Sembrano in gamba, ma sono stupidi invece. Questo è un grosso colpo e bisogna organizzarlo molto bene, altrimenti preferisco aspettarne un altro.
E quando sarà? Non lo so. Ma se ieri non seguissero i vostri ordini? Sapete come la pensano. Frank vuol sempre comandare lui. Ma se gli facessimo cambiare idea? Già. Sì. Queste sono le mie istruzioni e desidero che siano osservate. Per quella cifra possiamo lasciarvi il comando. Il più piccolo errore può essere fatale. Appuntamento alla fattoria di Walter domani mattina alle 5. Vi aspetto. A dopo. Vi aspetto. Aspetta e vedrai se non ti strozzo. Dopo aver preso i soldi. Salve, Clint. Pinkerton, devo parlarvi. Di che cosa? Di Laura. Dovete portarla via da qui prima che sia troppo tardi. Io ci ho già provato una volta. Mi sono anche offerto di partire con lei, ma non vuole lasciare gli altri. Non vedo che cosa potrei fare io. Potete liberarla, trascinarla via da quella casa. I miei fratelli sono dei banditi. Si stanno suicidando e faranno uccidere Laura e anche voi se non ve ne andrete. Ma io... Salvatela, Pinkerton. Sono certo che a voi darà retta. Credetemi. Vi seguirà ovunque. È innamorata di voi. Non ho avuto questa impressione l'ultima volta che l'ho vista. Che ore sono? Non lo so, dovrebbe essere vicino. Eccolo, prepariamoci. Jack, tu e i tuoi uomini appostatevi in coda al treno e non fatevi vedere. Voi venite con me. Macchinista, ferma il treno! Facciamo saltare tutto! Apri. Muovetevi, la cassetta! Giù le armi, siete circondati! Quel porco di Pinkerton è un agente! Okay.
di corso! Non posso, sono ferito! Sì, hanno beccato Jack! Bene, tanto non sapeva sparare! Alla tua destra, sì! Peter, attento a Carson! Vado a far fuori Peter! Pistola! Su, vieni fuori di lì! E mani in alto! Muoviti! Sì, ho visto, continua a sparare! No! Non ce la caveremo! Io mi arrendo! Cosa? Non sparate! Io mi arrendo! Torna indietro, vigliacco! Portateli in città, ragazzi! Andiamo! Perché non mi avete lasciato ammazzare quel vigliacco? Noi salveremo lui e te. Su, portatelo via, coraggio. Avete preso l'uomo con i cavalli? Li abbiamo presi tutti. Povero Carson. Forse il rischio non l'aveva calcolato così forte. Era un gran bravo ragazzo. Catturati i fratelli Rino, presi in trappola dall'agente speciale Pinkerton. Dimostrazioni dei cittadini di Seymour contro le autorità. Sono il procuratore! Non avete l'autorità! Non abbiamo l'autorità! Vi farò impiccare tutti! D'accordo al collo, ci vorrei. E magari possono scappare. Certamente che possono. I Rino sono capaci di questo ed altro.
E non possiamo permettere loro di fuggire, non solo per il nostro bene, ma per quello di tutta la contea. Le altre contee intorno alla nostra sono tranquille e vivono in pace, mentre la nostra ha una ben triste fama. Non sono il solo a pensarla così. Molti di voi la pensano come me. E come me sono dell'idea che dobbiamo fare qualche cosa. Non si può dare a dei rettili velenosi la possibilità di mordere ancora. Nessuno ha qualcosa da aggiungere? Finché i Rino saranno vivi, noi camperemo sempre sotto una continua minaccia. E io dico che sarebbe l'ora di finirla con i ladri e gli assassini. Noi qui vogliamo vivere in pace. Ma perché ce ne stiamo qui a perdere tempo prezioso? Nessuno vuol dire altro? Abbiamo parlato anche troppo. Passiamo ai fatti ora. Adesso sono le 11. Partiremo subito. Saremo là alle 3 quando è ancora buio. Venite armati e mascherati. Venite fuori! Avanti! Là! Doveva finire così. Avrei fatto lo stesso anche se fossero stati miei fratelli. Mi spiace di non avervi potuto dire prima la verità sul mio conto. Chi è là? Sono io, Walter. Jim? Sì. Bene. Cominciavo a stare in pensiero. Ma chi c'è con te? Oh! Chi siete? Sono Clint. Dov'è Pinkerton? Qui. Oh, Pinkerton. Laura. Vogliono linciarli. Chi? Fisher e gli altri sono andati a North Vernon. Pensate voi a lei. Oh, Clint, dimmi tutto. Fisher, Dedrick e Foley sono i capi e tutta la popolazione li segue. Ah!
Non muovetevi! Su le mani, sceriffo! In piedi! E non toccate la pistola! Che volete? I fratelli Rino! Ma non potete! Fuori le chiavi! Non potete farlo! Fuori le chiavi, ho detto! Ehi, Sim! Vi rendete conto di quello che fate? Vogliamo i fratelli Rino! Sì, sì, ho sentito. Avete alcun diritto! Datici le chiavi! Sì, vogliamo entrare. Certo. Indietro. Avanti, non perdiamo altro tempo. Dove sono? Lì. Bene, conduceteli fuori. Svelti, ragazzi. No. No, non potete. Frank! Frank! Tiratelo fuori. Ehi, Fisher, sei diventato di colpo coraggioso, no. Eh? Dovete giudicarmi prima. No! 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 Sta zitto e smettila di frignare! Su, tiratelo fuori! So camminare da solo! Toglimi le mani di dosso! Non si può entrare, Pinkerton. State violando la legge, io entro. Siamo noi la legge adesso. Siete impazziti? Siamo dei cittadini, abbiamo i nostri diritti. Ah, zitto, mi fai dare di storia. Fermatevi. Troppo tardi, Pinkerton. Volete la legge e l'ordine, è questo il modo di pretenderli? I Rino saranno giudicati, giudicati legalmente. Per ora saranno impiccati. Giù la pistola, Pinkerton. Avanti voi! Vi riconosco, Fisher, e anche tu, Dedrick. Se li impiccherete... Avanti, Fisher. Chi erano gli altri? Dedrick, chi erano? Non mi piacete come non mi piacciono i fuorilegge. Metteteli in cella! Ne valeva la pena. Dopo qualche anno di prigione forse cambierete idea. Avete una bella mira. Mi dispiace. Ma in fondo l'ha meritata. Ma perché siete venuti? Dovevo. Vi giuro, ho cercato di impedirlo. Lo so. Fu così che la lotta contro i fratelli Rino divenne uno dei leggendari racconti del West.